Cos'è questo per te? Come sarebbe per me? Cosa volete sapere? Come la chiami? È una Maruzzella, ma è vuota, è vacanta. Ci potete fare solo un giorno per la catena. Siete forestieri? Già. Ci venite alla festa stasera? I saraceni si rubano la Madonna. Ciao. Ah, signori, non mi date niente. E perché dovrei? Io ho dato quel bel consiglio del ciondolo per la catena. Grazie, buona giornata. Ciao. I saraceni si rubano la Madonna. I saraceni si rubano la Madonna. Buongiorno, Maruzzetta. Vi sentite bene? Avete una faccia. Cos'è successo? Niente, pensavo a un pezzo che vorrei comporre.
Dite un po', ma quando voi create una canzone, pensate a una donna o no? Non sempre. Chissà quante ragazze nella vostra vita. Io, a dire la verità... Oh, non ditemelo, non voglio saperlo. Piuttosto vorrei che scriveste una canzone per me un giorno. La vostra più bella canzone. Prendi, asciugati. Oh, spiritoso. Beh, io ritorno a casa, vorrei lavorare un poco. No, aspettate. Avete visto quel motoscafo? È del commendator Rossi. L'impresario che mi fa un po' con la corte. Ve ne ho parlato, no? Vi ho combinato un'audizione. Verrà giovedì a sentire il vostro quartetto. Solo accompagnata da Toscanini. Dico la verità. Parola d'onore. E poi quale quartetto? Siamo tre mettendoci dentro pure il chitarrista. Ho pensato di aggregarvi un sassofono. E chi sarebbe questo sassofono? Uno che ha accettato con entusiasmo. Ma chi è? Un certo Gennaro De Rosa. Chi? Gennarino spustato, no? È bravissimo. Figuratevi che lo hanno cacciato dalla banda del paese. Ah. Per quanto è bravo. Lui non si adatta a suonare con le lagne dell'opera e fa di testa sua. Sì, c'è qualche cosa di nuovo, di buono, di originale, insomma, sicuro.
Bene, lei passi da me domattina a Sorrento, in albergo. Davvero. Qualche cosa combineremo. Sì. Grazie. Signora, grazie dell'ospitalità. Arrivederci, carissima. Arrivederci. 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 Che bellezza. Allora, glieli raccomando. Sì, 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 stia tranquillo. Non dubbi. Arrivederci. Ci avete fatto una bella sorpresa. Ero un po' in pensiero per Maruzzella. Si faceva tardi. Da quando sono arrivati i musicisti ha perso un po' la testa questa ragazza, mi fa. Prego, accomodatevi. Buonasera, don Mario. Buonasera. E in fondo non è che un innocente trattenimento familiare. Ma certo. Maruzzella qua si sente veramente in famiglia. Ma io sono contenta. È così difficile stabilire rapporti di buon vicinato. Figuratevi se poi un giorno si trattasse, dico per ipotesi, di vivere sotto lo stesso tetto. Maruzzella, si è fatto tardi, bisogna andare a casa. Un momento, faccio subito. Vi accompagno. Grazie, ma non c'è fretta, mi pare, no? Alla gente simpatica come voi e un poco matta come noi. Renato, mi accompagnate voi? Se vi fa piacere. Ai matti per bene come voi. Grazie. Andate su. Mi sono distratto alla prova di quei ragazzi e il tempo mi è passato senza che me ne accorgessi. Non mi pare il caso di fare una tragedia. Io sono per la strada di notte aspettando te e tu. Cosa avranno da dirsi di tanto spiritoso quei due? Ma non capisco perché ti interessi tanto di quella stupida. È magnifico, no? Non sei contento del successo? Oh, scusate se vi ho dato del tu. Anzi, mi fa piacere che ci diamo del tu. Ma non so se sono contento di partire. Ecco, se domani, per esempio, l'impresario mi dice... È l'occasione che cercavi, no? Mi sembra che vada tutto bene. Io non capisco perché tu debba complicare ogni cosa. Dove vi siete cacciati? Siamo qui! Fate ridere anche noi. Vogliamo muoverci, è tardi. Io è tutto il giorno che lavoro. Ma certo, scherzavo. Sei nervosa stasera. Già, sono nervosa. Mi avevi detto che ti sarebbe piaciuto immensamente girare da un posto all'altro. Sì, mi sarebbe piaciuto, ma poi si sogna qualcosa di nuovo, di infinitamente più bello. Sono molto lontani. Su, corriamo. Raggiungiamoli. Salvatore, aspettate!